10 giugno, Nessie accende una lampada per metterla sotto il moggio. Immerso nelle acque del battesimo, il cristiano cambia la sua natura. Diviene essere spirituale, nuovo. È reso partecipe della stessa natura divina. Non è più ad immagine e assomiglianza del suo Dio per creazione, è molto di più. È come se Dio fosse in lui un altro se stesso. È come se Dio si generasse nel cristiano. Questo significa divenire partecipe della natura divina. Dio gli fa dono della sua stessa natura. Il cristiano è parte di Dio. Questa è la sua altissima dignità. Questa partecipazione della divina natura deve in lui crescere fino a divenire perfetta, fino a trasformare anche il suo stesso corpo e non soltanto la sua anima, in un essere spirituale divino e non più terreno. Come Dio è sempre Dio, mai si trasforma nella sua natura, mai si altera, egli è l'eterna misericordia, l'eterno amore, l'eterna carità, l'eterna giustizia, l'eterna fedeltà, l'eterna compassione. Non vi sono mutamenti in Dio, non avvengono in Lui trasformazioni dal sommo bene al sommo male. In Lui tutto è sommo bene, somma carità, somma santità, sempre. Gesù chiede ai Suoi discepoli questa stessa eternità nella loro vita. Loro devono essere sempre buoni, sempre giusti, sempre caritatevoli, sempre obbedienti, sempre luce, sempre sale, sempre figli di Dio, sempre partecipi della Sua natura. Questo significa che al discepolo di Gesù non è consentito passare nel male neanche per un istante. Un solo momento di passaggio e si potrebbero provocare danni irreparabili. L'altro non vede più l'eternità del cristiano e potrebbe arrestare il suo percorso di umanizzazione, di spiritualizzazione, di divinizzazione. Se il cristiano si trasforma in sale insipido, deve sapere che nel mondo non esiste alcuna possibilità per lui di riprendere il suo sapore. Non vi sono altre sorgenti per lui di eternità. Una è la sorgente ed è Cristo Signore. Una è la vite vera ed è Cristo Signore. Una è la luce vera, quella che viene per illuminare ogni uomo ed è Cristo Signore. Uno è il pane della vita ed è Cristo Signore. Se il cristiano dovesse pensare che altrove si diventa più sapienti, più luce, più verità, più carità, è in grande errore. Non vi sono fonti vere nel mondo. Le fonti sono tutte inquinate di peccato, falsità, errore, menzogna. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 13-16. Il cristiano dovrà perennemente rimanere immerso in quest'unica sorgente di divinità, di luce, sapienza, saggezza, eterna intelligenza, che è Gesù Signore. Il travaso da Cristo nel mondo è opera deleteria di vera morte. Si diviene sale insipido e si è buoni solo per essere gettati via e calpestati dagli uomini. E questo è il peccato più grande che un cristiano possa commettere, pensare di trovare se stesso trasmigrando da Gesù alle filosofie e religioni della terra. Può anche farlo, ma precipita in un burrone di materialità. Perde la sua partecipazione della divina natura. Diviene terra con la terra, tenebra con le tenebre, non luce con la non luce. Oggi il cristiano sta operando la più pericolosa delle trasmigrazioni, da Cristo Signore al mondo. Non cambia religione, abbandona quella nella quale vive. Non diviene altra forma di luce, passa direttamente nelle tenebre. Vi è un allontanamento da Gesù Signore, dal suo Vangelo, dalla sua Chiesa, per consegnarsi interamente al pensiero di questo mondo. È questo l'abisso nel quale oggi il cristiano è precipitato. È divenuto mondo con il mondo, per pensare secondo il mondo, decidere secondo il mondo,
agire secondo il mondo. È caduto dalla luce, ha perso il suo sapore, è divenuto nuovamente conquista della terra. Dalla sua più alta elevazione è passato nel più profondo abbassamento. Lo scandalo cristiano è proprio questo. Urge reagire. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci veri cristiani, sempre.